E un saluto a tutti, amici del web, sono Dado Bax, benvenuti in questa nuova puntata di Be Simple, Be Creative, la rubrica che va in onda ogni domenica, che vi fa vedere le tattiche più inusuali del fantastico mondo, che è quello di StarCraft 2. Qui vedremo le gran finali tra Naniwa e Torzen, disputate al PokerStrategy.com TSL. Questo è il game 1, signori, il game 1 di una Best of 7 straordinaria. Ricordo che alla fine del 2011 andai a vedere su StarCraft Replay, una cosa del genere, .it.com, qualcosa del genere, quali erano stati i replay migliori votati dall'utenza, e in cima alla classifica c'era questa Sirius. Andai a vederla alla fine del 2011 e devo dire sono 7 match, uno più bello dell'altro. Il game 1 mi ha colpito particolarmente per la strategia abbastanza inusuale usata, e oggi volevo proporvela. Castate in italiano, quindi la finale, il game 1 della finale delle TSL 3 tra Nani e Torzen. Vediamo in alto Dignitas Nani. Nani ora è con un altro clan, così come Torzen non è più dei Mouse, ma è passato agli Evil Genius recentemente, nel momento in cui vi sto parlando. E vediamo che il replay mostrato ha le bande di Team Liquid e PokerStrategy.com TSL. Questo perché non sono riuscito a trovare il replay da mettere in StarCraft 2 per castarvelo io direttamente, proprio come si fanno per i replay. No, ho scaricato il video e ve lo casto in italiano con in realtà la regia dei telecronisti originali. Questo semplicemente perché la partita è straordinaria, vale la pena sentirla in italiano, e non avendo trovato il replay non sapevo come fare, quindi la cosa che mi è venuta più spontanea è fare questa. Quindi il video è preso proprio dal canale YouTube team della Liquipedia, del canale Team Liquid. Metterò il link in descrizione. E ovviamente per questo motivo ho mutato l'audio originale e lo sentiremo castato in italiano, almeno proverò a dare i miei pareri su questa fantastica partita. Allora, insomma, ci siamo persi un po' l'inizio, ma diciamo all'inizio generalmente non accade niente, accade quello che deve accadere, cioè che nel frattempo cadono oggetti nella mia stanza. Quello che deve accadere, dicevo, che il Protoss va a prendere l'assimilatore, va a costruire il portale. Vediamo in alto a sinistra la scheda di produzione, il portale, il pilone, probabilmente di lì a poco scenderà anche il centro cibernetico, così come Mouse Torzen, ora Evil Genius, a 16 supply va a costruire il centro di comando orbitale. Nani va a scautare e vede quello che c'è da vedere, quindi centro di comando orbitale, la caserma. Non so perché non sia andato a vedere che c'è il gas, però probabilmente lo presume. Torzen va a piazzare un deposito nella zona oscura della base, per avere chiara la visione di tutto. Questa mappa, non l'abbiamo detto, è Metallopolis, una mappa che nel momento in cui sto castando è fuori dal map pool della stagione, ma Metallopolis è una delle mappe più gradite in assoluto dal punto di vista generale della storia di Wings of Liberty. Era presente fin dalla beta, anche se generalmente è valutata leggermente a favore, diciamo così, favorisce gli Zerg. In questo caso però sono Terran e Protoss, quindi non dovrebbero esserci. Vediamo come cerca di negare lo scout, cioè lo scout di ritorno alla sondina Nani, per evitargli di vedere che sta costruendo la fabbrica. E che cosa va a fare Torzen? Torzen generalmente contro Protoss si fa di bio, e Naniwa, che probabilmente se lo aspetta, va a piazzare un'espansione per cercare di macrare il Terran. Diciamo che questi due giocatori sono entrambi svedesi, si conoscono abbastanza, ma questa è la prima partita che fanno in questa serie, il game 1, quindi diciamo è un po' alla cieca la strategia con cui aprono. Per questo motivo diciamo che Naniwa si cautela cercando di fare un'apertura molto safe con la base, mentre Torzen vediamo che fa un'apertura molto aggressiva con addirittura lo spazio porto, quindi è una 1-1-1 da parte di Torzen. Vedremo che in Earth of the Swarm in realtà la 1-1-1 verrà modificata radicalmente con i nuovi timing, però qua siamo nel 2011, quindi diverse patch fa, e quindi la 1-1-1 era una tattica molto molto potente, molto molto usata, soprattutto valutata, mi ricordo lo lessi sempre sul sito della Team Liquid, alla fine del 2011 come la miglior tattica escogitata, è stata inventata da Evil Genius Puma. Il caso volle che Torzen poi andrò, mago della 111, andò proprio nel clan degli Evil Genius con l'inventore. Vediamo modulo tecnologico su fabbrica e spazio porto.
con fabbriche e spazioporto, quindi carri armati e Banshee. Vediamo se ricercherà anche l'invisibilità oppure no. L'impressione è che Thorsen voglia fare una 1-1-1 da push, quindi piazza il bunker, è vero, quindi cerca di difendersi da eventuali Forgate. Tuttavia l'impressione è che Thorsen voglia giocare molto aggressivo, dato che va a costruire delle unità ma non a costruire un secondo comando orbitale. Vediamo come ha negato lo scout, quindi il Protoss non sa assolutamente niente di quello che accade nella base del Terran. E qui abbiamo la seconda grande sorpresa della partita, cioè Naniwa, che sebbene faccia la base cerca di andare di fast colossi, cioè dei colossi molto molto presto. Vediamo subito il rabotore robotico che viene costruito, warpato addirittura prima di fare altri portali. Vediamo che in questo frangente non ha un Trigate Robo Naniwa con l'espansione per poi andare a colossi, no, ha due gate, una fabbrica robotica e costruisce come quarta struttura, e diciamo così, di produzione, direttamente il laboratorio robotico per switchare a colossi. Vediamo come la prima Banshee arriva a dar fastidio nella seconda linea mineraria di Naniwa, e questa Banshee, diciamo, servirà semplicemente per tenere sul chi va là l'avversario. Vediamo che lo Psi del Terran è leggermente superiore a quello del Protoss, semplicemente perché sta macrando leggermente di meno, e da un punto di vista economico sta macrando di più dal punto di vista proprio delle unità. Vediamo tanti Marine senza Steampack perché la caserma ha un reattore, non un modello tecnologico, con la ricerca in coda. Vediamo nella coda di produzione la ricerca della tecnologia d'assedio. Come diceva in Art of the Swarm, la tecnologia d'assedio non sarà ricercabile, ma sarà... I carri armati appena usciranno avranno la tecnologia d'assedio, per dire che diversi timing saranno diversi, quindi una partita di questo genere avrebbe avuto dei timing completamente diversi. Tuttavia qui ancora i timing sono questi, quindi va a negare lo scout ancora una volta e Naniwa non ci pensa due volte e parte. Vediamo come ricicla i bunker per massimizzare le risorse e si porta via tutti questi SCV. È un vero e proprio all-in. Questa è una casualità pazzesca che questa fosse la finale del TSL è sponsorizzata da PokerStrategy.com, quindi proprio poker, e Thorsen, manco a farla apposta, fa un vero e proprio all-in, quindi guardate quanti SCV si porta con sé. Thorsen, Naniwa, che diciamo non se l'aspetta minimamente, infatti continua a macrare in maniera assolutamente tranquilla, se lo aspetta, vede la prima Alien arrivata un po' da scout, questa Alien da scout probabilmente uscita prima di aggiungere il modulo tecnologico. Vediamo come tutto l'esercito si ammassa, va giù il bunker, ancora non ci sono le lance termiche stese per Naniwa che ampliano la portata dei colossi da 6 a 9. Vediamo che le Banshee vanno a distruggere il pilone supply blocked e il carro armato, e queste Banshee cercano di buttare giù l'espansione di Naniwa. Naniwa fa uscire questi due colossi che probabilmente dovranno giocare il ruolo determinante in questa fase della partita, dato che sono le armi più a lungo raggio che ha a disposizione. Probabilmente un Forgate o un Trigate Robo di altro genere non avrebbe potuto consentire a Naniwa di restare in partita. Invece vediamo come questi colossi, forte di questi colossi, Naniwa cerca di respingere. Vediamo come è andato giù il primo bunker, viene piazzato il secondo carro armato che viene distrutto dalle lance termiche estese dei colossi. Vediamo come inizia questo minaggio, diciamo così, a distanza da parte di Naniwa, che ora se ne accorge e porta tutte le sonde nella base, dato che quei carri armati possono fare un vero e proprio macello. Arriva una prima Viking, nel frattempo vediamo che l'economia del Protoss è forte, perché la sua base ha solo una base, però ha entrate piene. Vediamo invece che l'economia del Terran va a rilento, cioè ha molte meno entrate rispetto a quella del Protoss. Lo vediamo in realtà in questo momento, le entrate di produzione il cronista, però se ne rendeva conto proprio dal tasso di crescita delle risorse in alto a destra. Vediamo come comunque continua questo afflusso di unità della 111, arriva giù, butta giù questo tank che viene riparato perché arrivano queste Viking. Vediamo come ha le sue unità in hold Naniwa, che le tiene lontane, sta attendendo il momento giusto per far attaccare questo contain da parte del Terran. Questi Zeroti, arrivano gli Zeroti e parte il contain, parte l'assalto, scudo guardiano e arriva, è un macello. Vedete le Banshee che fanno un macello, gli SCV che over riparano i tank dalla distanza. Guardate come va giù lo Psi del Protoss, aveva un vantaggio significativo
il Terran si difende egregiamente, o meglio, mantiene il suo contain egregiamente. Vediamo come avanza la linea dei carri armati Torsen per cercare di chiudere il Protoss a una base, cercare di negargli, non solo negargli l'espansione, ma chiuderlo proprio, chiuderlo cercando di farlo stare in base il più possibile, anche perché vediamo che in questo frangente dalla minimappa, il Telltale Colonisti non se ne sono accorti, ma Torsen, se vediamo nella minimappa, Torsen sta prendendosi l'espansione, perché sta rendendosi conto che nella sua base, mentre qui continua il push, nella sua base i minerali stanno finendo, quindi il suo scopo in questo frangente, vediamo come evoca un mule per cercare di riparare un tank che però viene distrutto da questo colosso con le lance termiche estese. Dicevo, la strategia di Torsen è chiara in questo momento, ma è non è più un all-in, ma è cercare di chiudere Naniwa in base per negargli l'espansione, mentre lui va a prendersi l'espansione appunto naturale. L'inquadra in questo momento il telecronista, vedete, ma non è una vera e propria espansione. Lui sposterà di fatto tutti gli SCV dalla sua main alla natural, perché nella main stanno finendo i minerali, e lo vediamo anche qui, guardate quante sonde ha il Protoss nella sua base e sta finendo tutti i minerali, quindi lo scopo di Torsen è quello appunto di chiudere con le spalle al muro il Protoss. Il Protoss che dopo questo colosso sta buttando giù un immortale, perché ha capito che per resistere a questi tank serve la potenza dell'immortale, i 50 di danno ad ogni colpo che fa l'immortale più i suoi scudi che permettono di minimizzare i danni di questi tank in posizione d'assedio. Vediamo come si riprende l'economia e come quella del Protoss sia Naniwa sia assolutamente ferma in questo frangente, come psi sono quasi pari, arrivano altre forme meccaniche, altre unità assolutamente meccaniche, quindi poco di bio il Terran rispetto al Protoss, completamente contrario al conformismo che abbiamo visto tipicamente, e vediamo che probabilmente finita questa varpata Naniwa deciderà e uscirà. Vediamo, porta avanti l'immortale per andarsi a prendere i colpi dei tank, i colpi dei tank si infrangono sullo scudo dell'immortale, guardate come pulla anche tante sonde per cercare di minimizzare i colpi delle unità nemiche sulle sue unità cruciali, va giù diversi tank, va giù anche questo tank, i bunker, e ce la fa, riesce a rompere il contain, assolutamente allucinante quello che riesce a fare Naniwa, riesce a rompere il contain, Naniwa riesce a rompere il contain, a rispedire nella sua base Torsen, che però non desiste, piazza il tank e le unità di Naniwa sono di nuovo costrette a indietreggiare per evitare di essere completamente maciullate da questo tank e questi marine. Poca roba, ma tatticamente rilevantissimi contro quelle unità. Scan razziale per cercare di capire cosa funziona, come funziona, esercito ridotto da parte di Naniwa, Torsen capisce che se ne deve ritornare con la coda fra le gambe. Scusate, il fatto è quest'altro, che qui Naniwa ha una macro assolutamente penosa con tutte queste sonde che però non possono minare, dovrebbe costruire una base e spostare tutte le sonde nella sua natural, solamente che non ha avuto il tempismo per poterlo fare, dovrebbe attendere troppo. Allora cosa decide di fare? Così decide di fare un all-in inverso, quindi da all-in da parte di Torsen, vediamo che Naniwa va a pushare e viene scoutato da parte di Torsen in questo frangente, perdendo la Helion viene scoutato, quindi a questo punto Torsen si aspetta un attacco dal parte di Naniwa, non sa probabilmente che arriverà un completo all-in, però al tempo di mettere dei bunker, di piazzare i tank in posizione d'assedio. Una volta raggiunta tutte le unità qua, probabilmente Naniwa darà scontro all'ultima partita. Vediamo l'attacco finale e vedete le Viking che vanno a distruggere i colossi, questi tank in posizione d'assedio che vanno a fare un macello, gli SCV che over riparano, le sonde sono andate tutte giù e arriva la doppia G da parte di Naniwa, che non riesce nell'all-in inverso, e con Mouse Torsen, ora Evil Genius, che si porta a casa la prima partita, una splendida partita ragazzi, una splendidissima partita disputata su Metalopolis da parte di Torsen. Ma Naniwa, che partita che ha giocato! Queste sono le partite che fanno bene a StarCraft 2, queste sono le partite che fanno bene agli sport in generale, perché vediamo come la partita sia stata vivace fin dall'inizio. Quindi questa era il game 1 ragazzi, mettete un bel pollice su se vi è piaciuto il match ragazzi, ci vediamo domenica prossima ragazzi, appuntamento a domenica prossima, stesso orario per Be Simple, Be Creative ragazzi, alle 13.30 Be Simple, Be Creative, dove sul canale qui LinkTinker trattiamo di StarCraft 2 con tattiche inusuali.
Ragazzi, vi ricordo, mercoledì alle ore 20, il video di punta alla Lego Box. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, un saluto.